può senz'altro procedere all'esame. Signor D'Agata, buongiorno. Buongiorno, avvocato. Sono l'avvocato Impellizzeri, la informo che siamo nel processo di appello per la strage di Capaci, io difendo il signor Santa Paola Benedetto imputato. In questa veste intendevo chiederle alcuni chiarimenti e sono i seguenti. Signor D'Agata, lei innanzitutto in quale città ha vissuto prima della sua detenzione? Catania. Da sempre? Da sempre. Che lavoro faceva Catania da libero? E collaboravo i miei fratelli nella gestione di un rifornimento AGIP. Espletava solamente questa attività lavorativa o aveva altre attività collaterali connesse o no? Sì, lavoravo anche in un'agenzia immobiliare. Senta, signor D'Agata, lei è attualmente in stato di detenzione. Io non conosco la sua posizione giuridica, per l'effetto mi permetto di chiederle alcuni chiarimenti. Lei da quanto tempo è detenuto? Dal 3 dicembre del 1993. 3 dicembre 1993. Esatto. Senta, lei attualmente che posizione giuridica ha? Aspetti però. Mi ha sentito? Sì, esatto. Non sono definitivo di nessun processo, sono in attesa di... C'ho diversi procedimenti in appello. Scusate, dato un attimo solo, intervengo definitivo. Io per chiedere ai tecnici della postazione dove si trova il D'Agata se è possibile inquadrarlo direttamente, dato che non si tratta di un soggetto collaborante, siccome vediamo semplicemente l'ausiliario e vediamo soltanto una parte della sagoma del dichiarante, vorrei che tutti potessimo vederlo in viso. Basta che l'ausiliario si sposti leggermente. Invertite i posti, un attimo solo, sto facendo un'altra cosa. Parma, cosa vuole? Signor Presidente, Parma, il detenuto Agrigento vorrebbe sapere la prima risposta a cui ha risposto il detenuto D'Agata, per favore, perché non hanno sentito niente. Grazie. Va bene. Ripetiamo ora da capo l'esame, se non le dispiace, avvocato Impellizzeri, sì, con tutte le domande, tanto siamo ancora all'inizio. Dall'inizio, Presidente. Ora, un attimo solo, vediamo l'inquadratura. È sparito completamente il sito riservato. Sito, cos'era questo? Cos'era? Spoleto. Ecco, va bene così, Spoleto. Allora, ripigliamo l'esame, per cortesia, avvocato Impellizzeri, se può un po' sintetizzare le domande, perché a quanto pare non sono state percepite. Signor D'Agata, mi sente, mi vede? Sì. Vederla no, comunque, non riesco a distinguerla bene. Comunque, va bene. D'accordo. Io la sento bene. Ecco, c'è un imputato che non ha sentito quello che ha detto, quindi riassumiamo brevissimamente. Lei diceva... Scusi, signor D'Agata, faccio la domanda io. Lei diceva di aver vissuto da sempre e di aver lavorato a Catania con i suoi fratelli presso il distributore di benzina. Esatto. Questa era la premessa, la conferma? Esatto. Ecco, le chiedevo pure, non essendo a conoscenza della sua posizione giuridica, in ordine al suo stato di detenzione, mi diceva di essere stato arrestato il 3 dicembre del 93. Lo conferma? Esatto. Benissimo. Esatto. Mi è parso pure di capire, non sono definitivo. Ecco, mi è parso pure di capire, signor D'Agata, che attualmente lei è ancora un imputato giudicabile a tutti gli effetti, non avendo ancora riportato condanna definitiva per nessun titolo di reato. Esatto. È giusto? Esatto. Senta, lei per quali fatti delittuosi risponde? Per 416 bis, omicidi, estorsione. Senta, qual è l'autorità giudiziaria che procede attualmente su di lei e per tutti questi fatti che lei ha enunciato?
Catania e Messina. Lei ha procedimenti penali con l'autorità giudiziaria di Caltanissetta? No. Senta, signor D'Agata, lei certamente nel 1992 mi pare di capire che era un soggetto ancora libero e lavorava regolarmente presso la sua attività, è giusto? Esatto. Lei ricorderà perfettamente quando avvenne la cosiddetta strage di Capaci, in cui perse la vita il dottor Giovanni Falcone, la scorta e la dottoressa Morvillo. E sì, le esatto. Chiedo questo, signor D'Agata. Lei quel giorno dove si trovava e cosa faceva? È una domanda a cui non so, diciamo, rispondere, avvocato. No, cioè, io ricordo quando avvenne, diciamo, l'episodio, ma è assurdo poter dire dov'ero quel giorno. Ero a Catania perché appresi dell'accaduto, del fatto tramite la, diciamo, televisione, ma dire l'orario, dov'ero o dove io mi trovavo sarebbe assurdo. Ecco, apprese dell'accaduto, come apprese dell'accaduto? Sì, tramite la televisione. Tramite la televisione. Senta, lei lo apprese nello stesso giorno o qualche giorno dopo? Nello stesso giorno. Quando apprese la notizia, lei si trovava in compagnia di qualcuno? Avvocato, capisco la sua domanda, però è impossibile poterle, diciamo, rispondere. È impossibile rispondere perché lei non vuole rispondere o perché non ricorda o perché non sa rispondere? No, mi faccia capire meglio. Aspetti, io per averla preso tramite la televisione ero a casa, quindi non potrei mai essere in compagnia, diciamo, qualcuno. Cioè, se non dei miei stessi familiari. Ecco, quindi un primo momento lo ha già delineato. Senta, lei quindi... Stava dicendo, concluda. Cioè, dire se ero con mia moglie o con le mie figlie, cioè ero a casa quando io l'ho preso. Senta, nell'ambito del suo ambiente familiare, chiamiamolo così, scusi la ripetizione, ebbe modo di commentare a caldo, nell'immediatezza, saputa la notizia, con i suoi familiari, poco importa se è suo fratello o sua sorella, dico, ebbe modo di commentare questo fatto? Assolutamente, che significa che lei restò indifferente? Avvocato Impedizzeri, del ricordo l'ambito circoscritto dell'esame. Intervengo per ricordarle l'ambito circoscritto dell'esame, che è quello del riferimento test del relato in relazione alle dichiarazioni rese da tal Malvagna all'udienza del 2296, pagine 63 e 64, e da tal Avola all'udienza del 14 marzo 96, pagine 38 e 66. La prego di mantenersi in quest'ambito. Ottempererò immediatamente, Presidente. A me interessava solo fare una premessa, comunque posso andare subito al tema. Signor D'Agata, sì. Le chiederò adesso in maniera molto più analitica, raccogliendo subito l'invito della Presidenza, ed è questo. Senta, lei nel corso della sua vita ha avuto modo di conoscere certo Malvagna Filippo? Malvagna Filippo, diciamo, io l'ho conosciuto, se ben ricordo, a parte che lo conosco bene, diciamo nome. Lui era nella detenzione a Piazza Lanza. A Piazza Lanza. Quando l'ho conosciuto? Quando nell'84. Nell'84. E poi che è stato un 10 giorni con me a Bicocca nel dicembre del 93. Andiamo un attimo all'84. Prima di questo periodo di detenzione aveva avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo? Assolutamente no. I rapporti di lui quando prego, finisco. Sì, prego. Nell'84 lui fu, cioè quando io sono stato arrestato per una rapina e poi assolto, e di lui credo che me lo presentò Avola,
perché lui, Mabang, era accusato di tante rapine che lui aveva commesso nei vari, diciamo, rifornimenti, e che si era addossata la responsabilità di tutte queste rapine, cioè era un poco, diciamo, buono. I rapporti in carcere durante questo periodo di detenzione com'erano? Buoni, normali o cattivi? Non ci sono stati brevissimi, diciamo, rapporti, appunto perché lui era, diciamo, uno che si era addossato tutte le responsabilità, aveva confessato tutto. Diciamo, era uno che era mal visto, non era tenuto in considerazione. Si era addossato, sempre se era vero o no, mi diceva la cosa anche che lui non, diciamo, che non aveva fatto. Oltre ai normali rapporti di detenzione e a questo senso di disistima che lei rassegna, dico, avevate rapporti di confidenza, avevate modo di intrattenervi durante la socialità, di confidarvi momenti di vita reciproca? No. Ma nell'84 io mi sto... Stiamo parlando dell'84. Socialità, non era in uso né, diciamo, socialità né niente. E a parte che i rapporti sono stati quasi, diciamo, di brevissimi. Brevissimi. Perché lui non era né nella stessa cella né niente, anzi Aula non lo vedeva di buon occhio. Mi fa capire cosa c'entra Aula in questo momento nell'84? Io l'ho chiesto di Malvagna. Perché le spiego io, perché nell'84 Aula è stato già arrestato con me e lui già conosceva il Malvagna. E Aula mi disse che questo Malvagna si era addossato responsabilità che lui non aveva fatto. Perché di questa rapina, lui credo che si addossò una quindicina, diciamo, di rapine. Aveva confessato tutto e per giunta anche di fatti che lui non aveva fatto. In parole povere, Aula mi fece capire che di qualche rapina, rifornimento, che era stato Aula a farla e invece si era addossata la, diciamo, responsabilità Malvagna. Ho capito. Cioè, senta, Malvagna era mal visto. E questo periodo di detenzione dell'84 fino a quando dura? No, è stato brevissimo, lui non era contenuto nella stessa sezione nostra e credo che lui lavorasse ed era uno che girava per i vari bracci. Bene, poi ha detto di averlo rivisto durante un altro periodo di detenzione 93. Nel 93 siamo stati contenuti non nella stessa cella ma nello stesso reparto. Dove, in quale carcere? Bicocca, reparto infermeria, che poi non era infermeria ma era usato per la comune detenzione. Senta, nel periodo intermedio che va dall'84 al 93, lei ha avuto modo di reincontrare in stato di libertà il Malvagna e nell'affermativa si è avuto modo di frequentarlo, di avere un rapporto diverso da quello già intrattenuto in carcere? Assolutamente no. Nel 93 la detenzione con Malvagna fino a quanto tempo dura, signor D'Agata? Ma sarà stato una decina, diciamo, giorni, forse diciamo meno. Una decina di giorni. Senta, e in questo periodo ulteriore del 93 i rapporti erano uguali, peggiori o migliori rispetto a quelli dell'84? Malvagna... I rapporti erano, diciamo, come normale, come possono essere fra un detenuto e un altro. Non c'era nessuna cosa in più oppure nessuna cosa in meno. Buongiorno, ciao e basta. Senta, lei ha avuto modo mai di sapere, anche a causa e in occasione della vita detentiva trascorsa assieme, se il Malvagna avesse qualche vizio, facesse uso di sostanze stupefacenti, per esempio? Avvocato, c'è opposizione a questa domanda, mi sembra che esorbiti dai limiti entro che sono stati dettati dall'ordinanza per condurre questo esame. La domanda è ammessa, riguarda un fatto specifico che può essere rilevante per la valutazione dell'intero contesto. Direttamente no, però durante i processi in cui io ho preso parte ho appreso da altre fonti, da vari testimoni, che il Malvagna faceva uso di droga.
D'altronde anche quando fu allora che venne lui arrestato per quelle numerose rapine, era uno che si drogava allora. Era un poco, buono. Senta. Se pensi che sia addosso responsabile? Sì, mi dica. Prego, finisca il suo discorso. Stava concludendo. Che in quel periodo nel 1984 si parlava e che era il soggetto che si era addossato tante cose anche che non aveva fatto, pur di avere sconti e pur uscire. Senta, lei sa se il Malvagna avesse rapporti di parentela con certo Pulvirenti Giuseppe di Catania? E senta, quando io ero all'infermeria, sono stato io testimone che tra il Malvagna e il Malpassotto, tra virgolette, come veniva chiamato il Pulvirente, c'erano messaggi. Cioè, io vengo arrestato il 3 dicembre del 1993, vengo portato nella sezione cosiddetta di isolamento, e lì c'era il Pulvirente Giuseppe. Dopo una settimana circa, forse 10 giorni, qualche giorno più oppure in meno, io poi vengo portato nell'infermeria. In questa infermeria c'era un passeggio, e questo passeggio era comunicante con l'isolamento. Il signor Pulvirenti Giuseppe, il signor Malvagna e il signor Malvagna Filippo facevano la spola con messaggi che si andavano buttando. E poi, perché veda, Malvagna, tutte queste persone che poi si sono pentite, il Pulvirenti Giuseppe, hanno creato la loro collaborazione e poi dopo si sono pentiti. E io sono stato testimone dei messaggi che il signor Pulvirenti Giuseppe e il signor Malvagna si mandavano. Ecco, mi faccia capire meglio questo passaggio, signor D'Agata. Quindi, quando vi è questo... Scusi, signor D'Agata, innanzitutto lei ha assistito materialmente a questo scambio bigliettini o di messaggi tra Pulvirenti e Malvagna? O gliel'ha raccontato qualcuno? No, io sono stato testimone. Le spiego come, non solo io, tutti, perché quando... E c'era il Pulvirenti che fischiava, e quando lui fischiava il Malvagna pregava un poco tutti, perché eravamo una ventina lì, di nascondere lui. Per questo lo diceva, io ho saputo che lui era parente del Malpassor. Questo scambio, e loro si mandavano messaggi. Questo scambio di messaggi dove è avvenuto? In quale carcere? Durante le ore di aria nel passeggio dell'infermeria. Signor Avvocato, veda. Siamo sempre a Bicocca? Posso. Siamo sempre a Bicocca? Sì, dico? Sì, esatto. E l'anno, può precisarlo, il periodo? 93. 93. 93, inizio del 94. Siamo a fine 93, inizio del 94. Pulvirenti Giuseppe era nel reparto di isolamento che era confinante con il passeggio dell'infermeria. Veda, signor Avvocato, il pentimento del signor Pulvirenti, il pentimento del signor Malvagna, non è nato così a caso. Perché lei dovrebbe conoscere tutti gli atti del procedimento aria pulita e Ariete, poi si accorgerebbe come che sono nati questi collaboranti. Senta, signor D'Agata, dovrebbe lei conoscere. Io non conosco gli atti di quel processo, tuttavia le chiedo ugualmente, perché il suo argomento potrebbe interessare i profili di questa difesa per la posizione assistita. Può riferire sommariamente alla Corte se è a conoscenza delle ragioni del pentimento del Malvagna e del Pulvirenti? E se ne ha conoscenza, tramite quali canali lei ne ha conoscenza? Allora, io ne sono a conoscenza, questo qua, tramite gli atti processuali del procedimento Ariete e dopo la lettura degli atti processuali del procedimento Aria pulita. Nel procedimento Ariete io ne sono a conoscenza perché sono imputato. E lì questo mio dire, questa mattina, è l'analisi di tutto quello che è successo in quel procedimento. Perché il Pulvirenti non si pente a caso. Prima di pentirsi, lui manda delle lettere a tutti i suoi parenti. Delle? A tutti i suoi delle lettere. Ah, lettere, sì. Vada avanti. Che lettere che sono state trovate dovrei parlare per molto tempo.
Lui, diciamo, fa un tam-tam, il signor Pulvirenti, diciamo, Giuseppe. Questo tam-tam è stato raccolto in parte da qualcuno e in parte di no. Ma il pentimento, in generale, parlo, è stato costruito. Senta, chi intraprende prima la collaborazione? No, scusi, è un fatto storico acclarabile per altre vie. È comunque già accertato. No, scusi, mi ero fatto deviare un attimino. Le chiedevo questo. Ritorniamo sull'argomento. Lei ha mai avuto modo di prendere conoscenza o contezza del contenuto di questi messaggi che si scambiavano l'uno con l'altro? No, questo assolutamente no. Però c'è una dichiarazione, per esempio, del Pulvirenti stesso, che lui la rende in, diciamo, Ariete, che lui manda dei messaggi tramite Malvagna per dire che devono darci 50 o 100 o 100 milioni alla famiglia di tale Licciardello, che è questo che poi divenne collaborante. Cioè, sono tutti atti raccolti nel procedimento Ariete. Però io mai ho letto di questi messaggi, ma di questi messaggi ne parla il Pulvirenti. Senta, il Pulvirenti era in stato di isolamento perché aveva manifestato intenti collaborativi oppure per altre ragioni? No, lui era sottoposto al, diciamo, regime dell'articolo 41. 41. Lei ha mai intrattenuto rapporti di conoscenze o di frequentazioni con il Pulvirenti Giuseppe prima e durante la detenzione di quest'ultimo? No, prima no, e durante, diciamo, c'erano i rapporti che lui passava davanti, diciamo, alla cella quando andava all'ora, diciamo, all'ora d'aria. Prima no, che significa? Che lo conosceva e non lo frequentava o neppure prima, lo conosceva? No, che io non l'ho mai conosciuto, se non, diciamo, in carcere. Hai avuto modo di sapere dal momento in cui comincia, diciamo, la sua conoscenza del Pulvirenti o del Malvagna, lei ha avuto modo mai di apprendere se il Pulvirenti avesse mai frequentato la provincia di Enna? Assolutamente, se non l'ho mai conosciuto. Ma avvocato, il Pulvirenti Giuseppe è stato, diciamo, già arrestato, che io sappia, in un sottoterra, in una buca scavata. Non penso che è un personaggio che girava, faceva. Non lo so. Che io sappia, no. Le mie sono solo opinioni. Quindi, ma che io sappia, conoscenza, no. Lei ha avuto modo comunque di percepire se il Pulvirenti avesse partecipato a qualche riunione tenutasi in qualche comune della provincia di Enna? Avvocato, se io non l'ho mai conosciuto, se non in carcere, come potrei mai sapere queste cose? È assurdo. Senta, io non ho mai saputo niente. Allora le chiedo di più. A prescindere dalla conoscenza con Pulvirenti, lei ha mai saputo da altre fonti, da altri canali, che in qualche comune della provincia di Enna, o nella provincia di Enna genericamente intesa, siano state tenute riunioni attinenti aspetti delinquenziali o comunque profili criminali di chi vi avrebbe partecipato? No. Senta, lei ha mai conosciuto Santa Paola Benedetto? No. No, che significa? Non lo ha mai conosciuto, Pietro, o lo ha conosciuto ad un certo momento? Io non l'ho mai conosciuto, ma l'ho conosciuto nei, diciamo, processi dove io ero, diciamo, imputato. Cioè durante i processi, perché il signor Santa Paola insieme a me è, diciamo, imputato in diversi, diciamo, processi. Lei ha Quindi mai l'ho diciamo, conosciuto durante... Prego, finisca. Che l'ho conosciuto durante i dibattimenti. Senta, signor D'Agata, lei ha mai appreso da Malvagna Filippo che quest'ultimo avesse saputo dal Pulvirenti di partecipazioni del Pulvirenti a riunioni nell'Ennese? Assolutamente. No,
se no mi metterei a parlare. Malvagna è una persona intelligente, io conosco le sue dichiarazioni, perché per quelle di Aria Pulita, quelle di, diciamo, Ariete, Malvagna credo che non poteva nemmeno sapere lui dove abitava. Lei perché fa queste affermazioni? Da cosa le desume? Da quali elementi di fatto lei desume queste affermazioni? Ma perché una volta ho anche ascoltato Malvagna in un dibattimento televisivo, cioè è divenuta una star, è uno che ha saputo, diciamo, giocare bene le sue, diciamo, carte per la scelta che lui ha fatto. Ma Malvagna, mi scusi, ma una persona che già dall'84 faceva uso di droga e si addossa responsabilità che nemmeno lui ha fatto pur di poter uscire, perché lei vedrà che Malvagna si è addossato a 8-10, diciamo, rapine, diciamo, di rifornimenti commessi nell'82, e credo, perché se non vado errato, c'era un imputato, diciamo, Malvagna, che era un ex agente, un ex, diciamo, carabiniere, e lui si è addossato tutto. Però di questo particolare non sono io sicuro. Malvagna, non so, si è creato un personaggio grande. Allora, signor D'Agata, vado proprio allo specifico e passo poi ad un altro argomento. Ecco, avvocato, sì. Raccolga l'invito. La informo. Scendiamo, perché era quello l'oggetto dell'esame. E infatti, andiamo prima di passare all'altro argomento, benissimo, vado subito alla domanda specifica. Bene. Signor D'Agata, la informo che in questo processo, durante il dibattimento di primo grado, Malvagna Filippo ha fatto riferimento a lei, e ha fatto riferimento in questi termini, nel senso che lei avrebbe riferito al Malvagna Filippo di avere saputo di una riunione tenutasi in provincia di Enna nell'anno 1991, dei partecipanti a questa riunione di cui le sto facendo menzione, e delle decisioni che sarebbero state prese durante questa riunione. Tra queste decisioni vi sarebbe stata anche una decisione di attaccare lo Stato, uso personalmente e perfettamente le parole usate dal Malvagna Filippo. In merito lei cosa ha da dire? Conferma o smentisce? C'è opposizione. Io smentisco nel un attimo prima di rispondere, c'è un'opposizione da parte del pubblico ministero. Io ritengo questa domanda inammissibile. Qui, diciamo, dobbiamo limitarci a porre domande su aspetti che attengono alle asserite confidenze che Agata avrebbe fatto per un verso a Malvagna e per altro verso ad Avola. Non dobbiamo fare un'analisi sull'attendibilità delle dichiarazioni che in sede dibattimentale ha fornito Malvagna. Questo tentativo surrettizio di condurre l'esame per quel fine non mi sembra sia sincrono ai criteri che la Corte ha voluto stabilire per ammettere questa testimonianza del relato. Quindi reitero l'opposizione alla domanda. Avvocato, vuole riproporre la domanda nei termini in cui era stata formulata, perché ci è sfuggito? Io ho raccolto il suo invito, Presidente. Prego. Ad essere proprio specifico. Benissimo. Ed entrare nel tema del 195, quindi ho raggruppato in un'unica domanda tutti gli argomenti di prova, però posso spezzettarli, Presidente, mi dirà lei come comportarmi. Lei come l'ha formulata? Ecco, io l'ho formulata in questi termini. Ho informato il signor D'Agata che durante il processo di primo grado lo stesso è stato menzionato dal Malvagna, quale fonte della conoscenza di quest'ultimo. Bene. E lo ha menzionato nel senso che il D'Agata avrebbe riferito di avere saputo di una riunione tenutasi nel 91-92 in provincia di Enna, avrebbe anche riferito dei partecipanti a questa riunione e delle discussioni e delle decisioni prese durante questa riunione. La domanda è senz'altro ammessa, è l'unica domanda che ci si aspettava. Perfetto, nel corso, Presidente, di questo esame, procuratore generale, proprio per questo. Ma l'abbiamo ammessa. In questi termini non mi pare sia stata, cioè, un elemento di non condivisione della domanda, proprio perché è vero, è proprio questo. La domanda che non è stato... questa: è vero che D'Agata ha detto a Malvagna questo no, e quest'altro? Cioè, non ha riferito questo Malvagna e Davolo, non hanno riferito questo. È proprio il dato che si pone in discussione, cioè quello che assume l'avvocato non mi pare sia rispondente alle carte processuali. Se non è così, invito l'avvocato a fornire le indicazioni
che smentiscano la posizione della Procura Generale. Presidente, io mi permetto di ancorarmi ad un dato processuale che è pagina 136 della sentenza, che la Corte conosce perfettamente nel suo contenuto motivazionale, dove la sentenza testualmente dice, e leggo solo per me: le conoscenze del Malvagna sui programmi stragistici sono giustificate dalla sua vicinanza al Pulvirenti e dai suoi contatti con i vertici santapaoliani. Avvocato, lei c'ha le dichiarazioni a pagina 63-64 dell'udienza del 20 febbraio 96? In questo momento non ce le ho davanti, Presidente. Quella, però il capitolato di prova è questo, quello indicato e ammesso con i motivi d'appello. Nel corso dell'udienza del 20 febbraio 96, il Malvagna ha reso determinate dichiarazioni che sono riportate a fogli 63 e 64. Perfetto, Presidente. Procuratore generale in possesso? Sì, senz'altro. Vogliamo, mettiamo a disposizione così, dico, anche per illuminare la Corte, sì, perché Presidente, evidentemente non possiamo avere il ricordo di tutte le dichiarazioni che sono state rese in primo grado. Dico, l'ammissione vogliamo vedere che cosa ha detto, se per cortesia sì, posso darne lettura, le può fornire anche al difensore, perché è lui stesso che conduce Prego. L'esame. Vogliamo vedere. Dovrebbe essere onere di chi fa diciamo l'esame. In ogni caso noi accediamo per uno spirito di collaborazione alla richiesta della Corte. Lo capisco. Presidente, dico, mi permette dato prima che di... sorta contestazione proprio sull'oggetto delle dichiarazioni rese. E allora vediamo un po' di chiarire preliminarmente questo punto e poi andiamo avanti. Presidente, mi scusi, avvocato Milazzo. Avvocato Milazzo. Potrei farmi sostituire dalla collega Di Maio nel prosieguo dell'interrogatorio del Dagata? No, ho necessità, dato l'orario di... Non è che sia rituale, avvocato Milazzo. Comunque, diciamo, va bene. Grazie, Presidente. È d'ufficio, va bene. Si dà atto che l'avvocato Milazzo, innanzitutto vogliamo... Dagata, lei è d'accordo? Ci sono problemi? Va bene, l'avvocato d'ufficio si deve allontanare e c'è un altro suo collega che accetta di difenderlo. No. Avvocato? Come si chiama l'avvocato? Di Maio. Avvocato Di Maio, sì, va bene. Allora, avvocato Impellizzeri, vediamo di chiarire il punto. Mi sorprende proprio. Presidente, io mi sono attenuto esclusivamente all'ordinanza missiva e ai motivi di appello che hanno devoluto la questione alla Corte. La Corte l'ha ammessa nei termini indicati nei motivi d'appello. Io posso anche raccogliere l'invito del signor pubblico ministero ed essere ancora più analitico. Vogliamo sapere, altrimenti lo andiamo a verificare noi, prima ci ritiriamo. Vogliamo sapere a pagina 63 e 64 cosa ha detto il Malvagna, per cortesia, dato che ce l'avete davanti. Presidente, se mi dà la parola io chiarisco il mio pensiero. Nei termini in cui io ho posto la domanda, ho cercato di riassumere i temi di prova riferiti dal Malvagna. Però raccogliendo l'invito della Procura Generale posso essere ancora più analitico, ponendo al Dagata puntualmente le parole dette da Malvagna. E quindi riempio ancora di più di contenuto quella mia domanda iniziale che riassumeva il tema. Va Presidente. Bene, vediamo. Andiamoci per punti singoli. Allora, signor Dagat, andiamo, le ricordo proprio le parole utilizzate e dette da Malvagna Filippo e che egli riferisce avere appreso personalmente da lei durante il periodo di codetenzione a Catania presso il carcere di Bicocca. Il Malvagna dice di avere appreso da lei che, a proposito dei fatti che erano successi nel 1992, che lei si era lamentato con il Malvagna stesso di tutto quello che era successo e che avrebbe in particolare detto che i palermitani avevano voluto strafare e che vi avevano coinvolto in queste cose che erano successe. E che di conseguenza delle cose che erano successe nel 92 stavate un po' pagando tutti le conseguenze. Ecco, questo primo dato lei, signor Dagata, lo conferma o lo smentisce? Ha mai avuto dialoghi di questo tenore con il Malvagna? Assolutamente no. Lei, tornando a questo argomento riferito dal Malvagna, ha mai avuto modo di commentare i fatti del 92 ed eventualmente di imputarli a qualcuno? Assolutamente no.
Lei ha mai, si è mai lamentato delle conseguenze giudiziarie da lei personalmente subite come effetto di quanto era mai successo, di quanto era successo nel 92? La strage di Capaci in particolare? Assolutamente. Assolutamente no. Lei ha mai avuto modo di esternare le sue lamentele in ordine alla intrapresa collaborazione da parte di molti soggetti come una conseguenza immediata e diretta dei fatti del 92? Assolutamente no. Lei ha mai avuto modo, le faccio la domanda di premessa, lei in che regime penitenziario si trovava nel 1993? Normale, senza, non ero sottoposto al regime dell'articolo 41 bis. Attualmente lei è in 41 bis? Esatto. Da quando? Un paio d'anni. Un paio d'anni. Anche quando lei non era in 41 bis, lei ha avuto modo di lamentarsi con qualcuno di questo regime penitenziario duro che era entrato in vigore in Italia nel 92? E ha avuto modo di collegare questa norma a qualche effetto devastante verificatosi nel 92? Assolutamente no. Lei ha mai avuto modo di assicurare il Malvagna che in futuro le cose, negli anni in particolare 1995, che le cose sarebbero cambiate nel senso che la legislazione sarebbe diventata più favorevole ai detenuti, il 41 sarebbe finito, i collaboratori non ci sarebbero più stati? Ha mai dato a qualcuno assicurazioni di questo tipo, di questo genere? Assolutamente no. Con Malvagna ne ha parlato in particolare? Assolutamente no. Lei ha mai... Avvocato, ma come potevo parlare con Malvagna? Signor D'Agata, io le sto dicendo tutto quello che D'Agata ha riferito però... in questo processo per averlo preso da lei. Sì. A me tutto quello che sapere... Malvagna, lei, tutto quello che Malvagna ha tutto detto. Tutto quello che ha detto Malvagna. Non D'Agata. Tutto quello che ha riferito Malvagna in questo processo è riferito per averlo preso da lei. A me interessa sapere se lei lo conferma o lo smentisce, se lo conferma, se lo ha assolutamente no. Va bene, e allora passiamo all'altra fonte di... Sì, concludo su questo argomento, Presidente. Lei ha mai avuto modo di, in vista di questi argomenti, o comunque nell'ambito di questi argomenti, lei ha mai avuto modo di parteggiare per qualche forza politica che avrebbe dato assicurazioni in tal senso? Assolutamente no. Perché... Lei ha mai votato o fatto votare per Forza Italia? Io non voto da molti anni e non ho mai fatto votare nessuno perché non mi interessa. Per me sono tutti i partiti sono uguali. Un'ultima domanda e passo all'altro argomento. Lei ha mai avuto modo di parlare col Malvagna della potenzialità offensiva in termini giuridici dei collaboratori di giustizia? Assolutamente no. La ringrazio. Passiamo ad un altro argomento. Passiamo ad Agata, no? Ad Avola. Ad Avola, sì, Presidente. Benissimo. Ecco, segua questo stesso sistema, per cortesia, Avvocato Impellizzeri, così sì, possiamo velocemente. Le chiedo adesso di riferire se intanto, ha avuto modo... Intanto, scusi un attimo, c'era Roma Re Bibbia che chiedeva la disattivazione perché l'unico imputato a ieri mi sembra che abbia rinunciato. È vero, Roma? Affermativo, Presidente. Va bene, è autorizzato la disattivazione. Grazie. No, lascia. Posso, Presidente? Prego, Avvocato. Signor D'Agata, adesso le chiedo di riferire se lei ha mai avuto modo di conoscere o di frequentare Avola Maurizio di Catania e nell'affermativa dove, come e quando. Sì, Avola Maurizio lo conosco già dagli anni 82-83. L'ho frequentato perché lui, o meglio, lui ci frequentava il locale dove io gestivo insieme ai miei fratelli. Questo sino anche negli ultimi periodi, quindi io conosco bene Avola Maurizio. Da oltre io sono stato già arrestato nel 93, da 10 anni.
Quindi aveva modo di frequentarlo da libero? Certo, certo, diciamo frequentarlo. Lui, io lo conosco, certamente non è che lo frequentavo tutti, ma tutti i giorni, però lo conosco. Perché lui veniva lì a comprarsi le sigarette, a fare la benzina. Lo conosco, siamo stati condetenuti insieme, lo conosco. Ecco, oltre a questo tipo di rapporti, avevate altri tipi di rapporti? No, altri tipi di rapporti no. Però lo conosco, certo. Mi pare di aver capito che avevate anche frequentazione durante il periodo di detenzione. Questo nell'84, quando siamo stati arrestati insieme per una rapina. Conosco bene Avola Maurizio. Senta, signor D'Agata, lei con Avola Maurizio ha avuto mai modo di commentare i fatti che erano successi nel 1992? Assolutamente no. In particolare la strage di Capaci? Assolutamente no. Io conosco le dichiarazioni che ha reso Avola nel procedimento Capaci, perché le ho fatte acquisire nel dibattimento di Orsa Maggiore. Ecco, cosa conosce lei di Avola Maurizio? Cosa conosce di Avola Maurizio? Conosco gli atti perché, essendo lui il maggiore mio accusatore, quindi dove lui andava, nelle varie corti dove lui andava, io mi prendevo gli atti dibattimentali. E le dichiarazioni che lui ha reso nel procedimento Capaci io le ho fatte acquisire proprio nel procedimento dove io ero imputato, e conosco la sua accusa, che io con lui siamo andati con una uno a portare delle bombe, degli esplosivi 200 kg messi nel cofano di dietro, erano in contenitore plastica eccetera. Lei si chiederà perché li ho fatti acquisire, perché ero certo della bugia di Avola, quindi per me sono state dichiarazioni che andavano a vantaggio per la mia difesa, perché era troppo grande quello che lui aveva detto. Le ha acquisite queste dichiarazioni? Queste dichiarazioni sono state acquisite? Come? Queste dichiarazioni immagino che sono state acquisite su richiesta della sua difesa, immagino. Signor esatto, Presidente, esatto, mi consenta esatto, di intervenire. Procedimento, francamente non riusciamo a comprendere quale possa essere la conducenza di queste domande con riferimento agli limiti, peraltro molto angusti, che la Corte ha individuato per questa testimonianza del relato. Voglio dire, Procuratore Generale, la domanda era quella. L'interrogato ha detto che già era a conoscenza dei contenuti di queste dichiarazioni. Basta, sì, diciamo. È stata ammessa alla Corte, non è stata ammessa. Quale refluenza può avere? Ma è una giunta spontanea dell'interrogato. E quindi la mia domanda nasce conseguentemente, Presidente, dagli allargamenti di prova del tema che ha fatto lo stesso interrogato. Ma comunque, se è stata acquisita dalla Corte non ci interessa, se è questo il punto, va bene? Andiamo avanti. Se è vero che lui ha detto queste cose, signori miei, andiamo all'essenziale. Dico, ma veramente già la procedura del codice veramente ci obbliga. Andiamo all'essenziale, questo ci interessa. È vero che ha detto queste cose ad Avola? Signor D'Agata, sì o no? Le ripeto la domanda iniziale, stringendo i tempi. Lei ha mai commentato con Avola Maurizio la strage di Capaci? Assolutamente no. Ha mai imputato la strage di Capaci a qualcuno come responsabile? Assolutamente no. Ha mai commentato con Avola Maurizio eventuali conseguenze dannose anche per voi catanesi che derivavano da questi fatti del 92 ed in particolare dalla strage di Capaci? Assolutamente no. Presidente, io ho concluso. Cerchiamo di farlo funzionare noi questo codice, signori, e questo l'invito che vi rivolgo. È inutile poi lamentarsi che il codice non funziona perché ci sono le lungaggini processuali. Cerchiamo di farlo funzionare noi col buon senso.
Era questo l'oggetto, cerchiamo di restringere a questo e basta. Presidente, noi volevamo evitare che l'esame diventasse troppo arido, perché potevamo licenziare il Dagata anche in due domande. Due domande doveva porre, avvocato Impedizzeri, io non posso dare suggerimenti, ma due domande doveva porre, a quest'ora già avremmo finito. Le domande le ho fatte, non volevo farle in maniera molto arida, Presidente. Andiamo avanti col controesame, il Procuratore Generale naturalmente spero che si atterrà allo stesso invito dell'essenzialità. Alcune domande telegrafiche. Signor Dagata, lei ci vuole spiegare perché si è avvalso il 27 marzo del 97 della facoltà di non rispondere e perché ora, a distanza di tempo, ha deciso di rispondere? Certamente. Quella volta quando io sono stato citato dalla Corte di Caltanissetta a rendere testimonianza, è stata una giornata d'inverno, tra virgolette, alzato dalla mattina alle 6, l'udienza era pomeridiana, siamo arrivati a Caltanissetta verso mezzogiorno, ci hanno fatto attendere un 4 ore dentro quel furgone che si stava crepando, dopo nostra insistenza siamo stati portati in delle cellette sotto l'aula bunker e siamo stati sentiti verso la sera verso le 9:30, mi creda, non ce la facevo. È stata una mia protesta, tra virgolette, perché non ero in condizione più di connettere, perché era stata una giornata massacrante. Senta, lei si è mai più avvalso della facoltà di non rispondere a quell'occasione? Sempre per questo procedimento? In generale, per qualunque... O per altri Io mi sono avvalso della facoltà di non rispondere solo nei processi dove io ero imputato. Vabbè. Perché credo che la domanda è diversa, è molto diversa, diretta, che non ha richiesto spiegazioni. Mi scusi che Le ho detto, le ho chiesto, in altri processi si è avvalso della facoltà di non rispondere dopo quella volta? Solo dove io ero imputato. In quali altre occasioni ha fornito risposte alle domande che le sono state poste? A Siracusa, in un procedimento presso dinanzi la Corte di Assisi di Siracusa. Solo in quell'occasione? Che io mi ricordo, sì. Quando è stata questa deposizione? Non glielo so dire, l'anno. Comunque credo nel 97. Credo nel 97. Senta, lei è uomo d'onore. 97-98. Come? Lei è uomo d'onore, appartiene alla famiglia mafiosa catanese. Io sono imputato di articolo 416 bis. Sono innocente di tutto e ancora non sono definitivo. Io, ecco, le ho fatto una domanda specifica. Non mi interessa in questo momento i processi. Lei credo di aver risposto... uomo d'onore? Assolutamente no. No. Assolutamente io non faccio parte a nessuna organizzazione mafiosa. Lei ha sentito nominare l'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra? Certamente. Lei sa se esiste Cosa Nostra? Tramite la lettura del decimo giornale, tramite i dibattimenti, certamente si parla che c'è questa organizzazione. Al di fuori di questo, lei sa se esiste? No. Assolutamente. Senta, lei ha parlato di periodo di codetenzione con i Malvagna nell'84 e nel 93. Successivamente ci sono stati periodi di codetenzione che lei sappia? No. 93 inizio 94, perché lui per ben due volte è venuto lì. E tutto va dal dicembre 93 a gennaio 94. Non posso essere preciso se è stato entro il fine dicembre o l'inizio gennaio. Senta, lei ha letto i bigliettini che ha affermato, o comunque la corrispondenza che ha affermato essere intercorsa tra Pulvirenti e Malvagna? Io? Sì. No, io non li ho mai letti, ma l'ha dichiarato Pulvirenti Giuseppe nel procedimento Ariete. Sì, ma lei li ha letti o no? Io non li ho mai letti, io li ho visti che si lanciavano questi bigliettini. Senta, poi il contenuto, uno di questi contenuti... Mi dica. I suoi rapporti con Pulvirenti, come erano? Buoni? Cattivi? Di che tipo? Erano rapporti... Assolutamente non c'era nessun rapporto, era solo un rapporto visivo. Quando lui passava dinanzi alla mia cella, perché lui era sottoposto al regime del 41 bis ed io no.
Senta, le risulta che Avola e Pulvirenti facessero parte a Cosa Nostra, di Cosa Nostra Catanese? Assolutamente, no. Di quanto è a mia conoscenza, no. Che rapporti, le ha parlato dei suoi contatti con Avola, ecco, come li può, come erano questi rapporti di amicizia, di frequentazione, di confidenza, di che tipo? Amicizia. Senta, in questo rapporto di amicizia, voi avete avuto occasione di parlare di fatti, circostanze? Di cosa facevate riferimento nel corso di questo rapporto consolidato di amicizia? A tutto ciò che poteva essere, cioè quello che poteva capitare, la macchina, quanto è bella, o se lui un giorno cambiava la macchina, o se c'era il tempo, cioè il rapporto ma normale, il dialogo è, diciamo, volta in volta, veniva, diciamo, cambiato sempre, ma quello che non era, diciamo, tutti gli accadimenti, così, buongiorno, ciao, come stai, le cose normali. Nessun'altra domanda? Va bene, l'avvocato Impedizzeri deve intervenire. Nessuna domanda, Presidente. È caduto un collegamento? No, tutto ripristinato. Possiamo considerare chiuso l'esame del Dagata? Nessun altro vuol fare domande? Va bene. La Corte vorrebbe sapere, lei ha detto che attualmente è imputato di 416 bis, ma non è definitivo. Esatto, non ho... È stato condannato. Non ha nessuna condanna definitiva. Non ha nessuna condanna. È stato condannato, diceva? Vuole dirci quali condanne ha riportato fino a questo momento? E c'ho una condanna per ergastolo, per associazione e, diciamo, di omicidio, e un'altra condanna per ergastolo per alcuni omicidi. Va bene. Però sono uno in un procedimento in fase di appello, dovrei provarmi l'appello, e l'altro sono in attesa della Cassazione. Va bene. Possiamo considerare chiuso questo esame, quindi il Dagata è licenziato e senz'altro può essere disattivata può essere disattivato il collegamento con la postazione in cui si trova.